Pioggia, frane e disagi. È ancora allerta meteo. Il maltempo non dà tregua. A Capannori uno smottamento ha provocato l'esondazione di un torrente. A Massa crollano le insegne di un supermercato e il muro di un campo da calcio. Lunedì fenomeni in attenuazione. Ritorno alla Leopolda, fermiamo la marea nera. L'ex senatore PD Andrea Marcucci, dopo molti anni sul palco della kermesse renziana, il presidente dei Lib Dem guarda le europee per un'alternativa alla destra. Il genio di Catarsini, in trasferta al Vittoriale, inaugurata la Casa Museo di D'Annunzio sul Lago di Garda, la mostra antologica del pittore e scrittore viareggino, a 30 anni dalla sua scomparsa. Calcio, la Lucchese vince una battaglia nel fango, i rossoneri battono 1-0 l'Olbia in una gara condizionata dal terreno pesante, decide un guizzo di Di Santo, 7 punti in una settimana e classifica più tranquilla per la squadra di Gorgone. Hockey forte bloccato a Sarzana, Trissino ad un solo punto, la rimonta dei Liguri ferma sul 3-3 la corsa del rossoblù, ancora primitifica, ma i veneti accorciano con la bella vittoria sul Sandrino. Ben ritrovati con l'informazione del TG Noi, le notizie in primo piano in questa giornata segnata ancora dal maltempo con piogge incessanti su tutto il territorio che hanno provocato disagi, e partiamo dalla Lucchesia, in particolare da Lappato. Siamo nel comune di Capannori, dove avete sentito dei titoli, un torrente tracimato e i residenti della zona sono in allarme. Facciamo il punto con il primo servizio di Silvia Toniolo. 100 mm di pioggia caduti in poco più di 10 ore in Lucchesia e Valle del Serchio, una nuova allerta meteo per l'intera giornata di lunedì. Il prolungarsi del maltempo potrebbe colpire fortemente alcune zone già in crisi per la pioggia incessante di queste ore. L'attenzione è massima a Lappato, nel comune di Capannori, dove lo smottamento di una collina dietro il locale Angry Dog ha invaso di detriti il torrente, che è tracimato e ha allagato la strada e gli scantinati delle abitazioni vicine. Per il momento la situazione è rientrata, ma il terreno continua a sgretolarsi e c'è apprensione tra i residenti, che chiedono interventi urgenti di messa in sicurezza della frana. Sotto controllo la situazione in Valle del Serchio, nonostante l'intensità della pioggia. Il pluviometro di Orto di Donna, situato in Alta Val Serenaia sotto il Monte Pisanino, a pochi metri dal luogo dove nasce il ramo Apuano del fiume, è stato quello che ha fatto registrare i maggiori accumuli. Più di 100 mm di pioggia caduti già nella tarda mattinata, ma non si sono create particolari criticità, a parte l'ingrossamento del Turri che cava e qualche piccolo smottamento. Sulla costa paura a Massa per il crollo di un'insegna di un supermercato in pieno centro, altri danni sempre nella zona Apuana, mentre in Versilia situazione piuttosto tranquilla. Vediamo. È stata una domenica di maltempo su tutta la costa apoversiliese. Diversi disagi segnalati, soprattutto a Massa. Nel capoluogo Apuano è caduta al suolo l'insegna del supermercato Conad City in via Democrazia, in pieno centro, di fronte al liceo classico. Non risultano feriti, ma il crollo ha causato, oltre ai danni alle strutture della facciata, inevitabili disagi al traffico. Sul posto sono intervenuti nella mattinata i vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle strutture e la polizia municipale per regolamentare il traffico. La pioggia incessante e il vento hanno provocato anche il crollo di parte del muro di recinzione del campo sportivo parrocchiale di San Pio X, presso il centro sportivo CSI, vicino al centro cittadino massese. In collina un albero è caduto su via Massa Tambura, nei pressi di Canevara. Lunghe code di auto si sono fermate lungo la strada, operai subito al lavoro per ripristinare la viabilità. In Versilia situazione più tranquilla. La pioggia a Viareggio ha provocato disagi contenuti, chiuse, come sempre in caso di allerta, le pinete cittadine e il viale dei Tigli. Intanto la Protezione Civile regionale ha prolungato l'allerta gialla per rischio idrogeologico idraulico per tutta la giornata di lunedì. Tuttavia, sulla Toscana settentrionale è prevista una progressiva e netta attenuazione dei fenomeni. Lasciamo la cronaca, veniamo alla politica. A Firenze la Leopolda, la kermesse di Matteo Renzi, ha visto sul palco dopo molti anni il ritorno di Andrea Marcucci, oggi presidente dei Lib Dem. Sul piatto c'è ovviamente il tema delle alleanze per le prossime europee. Un ritorno a casa per Andrea Marcucci, l'ex senatore PD, oggi presidente dei Lib Dem europei. Dopo molti anni di assenza è tornato a parlare dal palco della Leopolda, la kermesse fiorentina di Matteo Renzi, arrivata alla sua 12ª edizione. Un'accoglienza calorosa da parte del mondo renziano, del quale Marcucci è stato per molti anni uno dei massimi esponenti. L'orizzonte è quello delle elezioni europee di giugno. Allora c'è un disegno molto chiaro, io la chiamo una marea nera,
che vuol portare l'Europa a cambiare completamente rotta, a cambiare gli equilibri, a portarci verso una deriva che non è più l'Europa dei sogni, l'Europa dei popoli, l'Europa degli stati che guarda al futuro, che crede nella ricerca, che crede nelle libertà individuali e nelle libertà di intraprendere, ma riguarda nuovamente agli egoismi dei singoli paesi. Questa marea nera è pericolosa, questa marea nera vuol dire la distruzione di questo sogno, ma anche la distruzione di questa istituzione. La presenza di Marcucci alla 12ª Leopolda, negli ambienti vicini all'ex premier, viene letta come la premessa di un possibile accordo elettorale fra Lib Dem e Italia Viva per la corsa all'Europarlamento. Se qualcuno per egoismi personali ha il desiderio di mettere in difficoltà e di consegnare seggi parlamentari a questa destra pericolosa, sovranista e populista, beh, noi non saremo da quella parte. Si prevede una grande partecipazione mercoledì prossimo ai funerali di Maria Ferreira, la 51enne uccisa a coltellate dal marito. I funerali sono in programma a Fornaci di Barga. Sentiamo. Si terranno mercoledì 13 marzo a Fornaci di Barga i funerali di Maria Battista Ferreira, uccisa barbaramente dal marito lunedì 26 febbraio scorso. Le esequie si terranno alle 15.30 nella Chiesa del Cristo Redentore, dove è prevista, così come già avvenuto anche per la manifestazione in suo ricordo che si è svolta nei giorni scorsi a Fornaci, una larga partecipazione della comunità per rendere l'ultimo saluto a Maria e per stringersi attorno al dolore della figlia Janini, arrivata in questi giorni dal Brasile. Non mancherà anche una folta presenza istituzionale con i sindaci del territorio invitati a partecipare dalla sindaca di Barga Caterina Campani, che si è occupata in prima persona dei funerali di Maria con la collaborazione anche del comune di Fabbriche di Vergemoli. Maria, dopo le esequie, sarà poi sepolta nel cimitero di Loppia. Da lunedì 11 marzo la salma sarà all'obitorio dell'ospedale di Barga. Andiamo in Val di Turrite, dove è stato inaugurato un defibrillatore in memoria di Geremia Costantini, fondatore del gruppo dei donatori di sangue. La Val di Turrite, in questo caso intendiamo la valle di riferimento al torrente Turrite Cava, è una delle vallate più piovose di tutta la provincia. La pioggia non ha risparmiato nemmeno l'inaugurazione del defibrillatore, che è stato posizionato in località Barbamento, un piccolo agglomerato di case nel comune di Pescaglia. La cerimonia si è aperta con la Santa Messa celebrata dal pievano di Diecimo, padre Francesco Petrillo. Dopo la Santa Messa, la scopertura del defibrillatore posizionato sulla strada davanti alle case di Barbamento. Questo importante strumento, che può davvero salvare una vita, è stato dedicato alla memoria di Geremia Costantini, apprezzato fondatore del gruppo donatori di sangue della Val di Turrite, e sono stati i figli a contribuire in modo decisivo all'acquisto. Nonostante la pioggia battente, molti hanno voluto essere presenti. Oltre al governatore della Misericordia, Gabriele Brunini, anche Sergio Tognieri, vera anima dell'iniziativa, e anche Pietro Tosi, consigliere comunale di Pescaglia. Questo è il 40° DAE posizionato e gestito dalla Misericordia di Borgo Ammozzano, che in Val di Turrite ha una sezione che svolge un ruolo importante in questa zona. Soprattutto in questa zona della Val di Turrite non c'è paesino e nucleo abitato che non abbia un defibrillatore installato. Grazie alla Mave Autotrasporti siamo arrivati anche a Barbamento e anche con questa difficile giornata abbiamo fatto la cerimonia di inaugurazione, anzi ringrazio Noi TV che ci sta seguendo in queste iniziative. Il percorso di copertura del territorio con il posizionamento di DAE non termina. Prossimamente verranno installati altri due defibrillatori a Fabbriche di Vallico. Prossimi saranno due attività commerciali a Fabbriche di Vallico, che sono state tra l'altro il vecchio mulino e il ristorante da Sandra, che sono state attività commerciali sempre molto vicine all'attività della nostra Misericordia. Andiamo adesso alla periferia di Lucca per raccontarvi 120 anni di storia di un'attività del posto, una storia diventata, pensate, anche oggetto di un libro, di una pubblicazione. Siamo a San Pietravico, andiamo a vedere. Bellissima manifestazione quella che si è svolta al ristorante Il Granaio di San Pietravico in occasione dei 120 anni dell'omonima attività di ristorazione, 20 della gestione targata Vittorio. È stata l'occasione per la presentazione di un libro che racconta non solo i 120 anni di storia dell'attività, ma anche come il locale abbia rilanciato una zona periferica del comune di Lucca, centro di attrattiva enogastronomica e non solo. Da Vittorio non si va solo per mangiare, ma ci si sente a casa, ospite della sua numerosa famiglia composta dalla moglie Laila e dalle sue quattro figlie.
E proprio nella ricorrenza della giornata che celebra la donna, Vittorio ha voluto omaggiare e ringraziare le sue donne con un libro. Ospita i ragazzi come le varie associazioni che ci sono e sinceramente viene sempre incontro alle esigenze di tutti. Prima ancora del mangiare, ma poi anche il mangiare appunto ha i suoi punti fermi, le cose di qualità, è proprio veramente la generosità e la simpatia di Vittorio e della famiglia che ci spinge tutti e che fa da punto di riferimento del paese. Era presente anche l'ex calciatore di Serie A Giovanni Toschi, il popolare toschino che proprio a San Pietro a Vico diede i primi calci al pallone. Vittorio Spada, nato a Caracas, originario di Pattano nel Cilento ed emigrato al nord a Como, ha poi conseguito il diploma superiore presso l'Istituto di Elettrotecnica e si è trasferito a Roma, dove gestiva diverse società, tra i cui committenti annoverava addirittura la Città del Vaticano e la Santa Sede. Poi, 20 anni fa, fu l'amore per la sua Laila a fargli cambiare vita. Da piccolo terroncino, come ero, sono riuscito poi a intromettermi anche nelle cassandre, se vuoi, della gestione dello Stato. Quindi è stato bello poter fare queste cose da persone umili. E poi è arrivato l'amore. Per lavoro abbiamo conosciuto Laila a ballare e quindi poi abbiamo incominciato a frequentare Lucca. I risultati ci stanno dando ragione, speriamo di poter andare avanti per altri 20 anni a volta, troppo insieme no. Grazie anche a Noi TV che sempre viene a dare un segno importante di queste vicende e riportarle al pubblico. Con le immagini adesso vi portiamo al Vittoriale degli Italiani sul Lago di Garda per raccontarvi la prestigiosa trasferta delle opere di Alfredo Catarsini, pittore e scrittore viareggino a 30 anni dalla sua scomparsa. L'arte del pittore e scrittore viareggino Alfredo Catarsini è approdata al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera. A Villa Mirabella, nel parco di Mora di Gabriele D'Annunzio, una delle case museo più visitate al mondo, è stata inaugurata sabato pomeriggio la mostra Il Novecento di Catarsini, dalla macchia alla macchina, in occasione della festa di primavera della dimora d'Annunziana sul Lago di Garda. La mostra, curata da Rodolfo Bona, propone 54 opere, fra dipinti e disegni, che vanno a coprire 6 decenni dell'attività dell'artista, fra il 1930 e l'87. Dopo oltre 80 anni, il dipinto che nel 1940 partecipò al premio Cremona di Alfredo Catarsini ritorna in Lombardia e ritorna qui in questa sede prestigiosa a Villa Mirabella al Vittoriale. Il dipinto è particolarmente significativo della produzione di un pittore che ha abbracciato praticamente un secolo, tutto il Novecento. In questa antologica si ricostruisce il percorso artistico di Alfredo Catarsini. Un'esposizione di forte interesse che segna un nuovo passo in avanti nella diffusione e valorizzazione dell'opera di Catarsini a 30 anni dalla sua scomparsa, portata avanti negli ultimi anni dalla Fondazione Via Regina che porta il suo nome. È una grande emozione per me trovarmi in questo posto magico che ho conosciuto alla fine degli anni 70 proprio con mio nonno, con Alfredo Catarsini. L'esposizione e anche i contributi in catalogo narrano la vicenda artistica di Catarsini in tutte le sue sfaccettature e in un periodo, un arco di tempo molto lungo, che sono stati oltre 70 anni di pittura, nei quali appunto si parte da un'estrazione post-macchiaiola per giungere col simbolismo meccanico a una denuncia sociale di quello che è attualmente la nostra realtà di uomini che non riescono a dominare la tecnologia che hanno creato. Catarsini sarà protagonista al Vittoriale fino all'8 settembre. A questa prestigiosa trasferta dell'artista viareggino, Noi TV dedicherà una puntata speciale della rubrica Effetto Versilia. Mi fermo qua con la pagina di cronaca, vi aspetto tra pochissimo con tutte le notizie di questa domenica sportiva per il TG Noi Sport.